Non è una novità il suo feeling con il gol, ne ha realizzati ben 8 da centrocampista nella passata stagione in Serie D con la maglia del Fasano. Non aveva ancora trovato la via della rete in questo campionato di Serie C prima di sabato scorso invece, Galo Capomaggio, anche perché Michele Pazienza, nello scacchiere tattico del Cerignola, lo sta utilizzando da regista arretrato nella difesa a 3. Il tabù poi lo ha sfatato contro il Pescara nel giorno del suo 26° compleanno, rete decisiva e terzo posto ora a meno 3. Stavo cercando questo primo gol, è arrivato giustamente nel mio compleanno, quindi è stata una gioia doppia, soprattutto aver vinto contro una squadra forte e poter accorciare in classifica su di loro. Internamente me lo aspettavo perché lo cercavo e avevo quella voglia di fare gol e poter vincere la partita, è la cosa più importante. Ne ha fatta di strada Capomaggio. Sino a 2 anni fa giocava in eccellenza calabrese con lo Scalea. Oggi è uno dei pezzi pregiati del Cerignola e potenzialmente un uomo mercato per la prossima estate. Sicuramente era un obiettivo, cioè iniziare a salire categoria dopo categoria. Però sì, guardando indietro è stato bello perché fare ogni anno e scalare una categoria non è semplice e niente, ringrazio lo Scalea, ringrazio pure la Stilese, ho giocato prima, anche il Fasano l'anno scorso e continuo a fare perché voglio ancora di più, no? Non mi accontento. Non si accontenta Capomaggio, punta a salire ancora uno scalino l'italo-argentino. Prima però vuole completare al meglio questa stagione con il Cerignola. Non si pone limiti, proprio come la sua squadra, che ora non è più distante dall'ultimo gradino del podio che potrebbe diventare la mina vagante dei prossimi playoff. Sicuramente bisogna fare tanta strada ancora. Cioè, avremo bisogno di tanti punti e continuare con questo ritmo qua. Poi sicuramente saranno partite secche e un'altra storia. Sabato sera tornerà a parlare il campo. Cerignola di scena a Torre del Greco a partire dagli ore 20:30 contro una Turris affamata di punti in chiave salvezza. Ofantini con il sesto risultato utile di fila nel mirino. Sappiamo che loro hanno bisogno. Noi andremo lì pure a fare la nostra partita, cercare di vincere e dare continuità a questo percorso che stiamo facendo.